Sì, con questo ordine del giorno noi teniamo a sottolineare che stiamo dando piena attuazione, o chiediamo di continuare nella linea delineata dalle linee programmatiche 2016-2021 per il governo di Roma Capitale di questa amministrazione, che prevedono di dare appunto nuova linfa ai mercati rionali attraverso l'incentivazione nell'assegnazione dei banchi inutilizzati, il riordino degli orari, ad estendere le attività alla somministrazione e al consumo sul posto e all'implementazione di prodotti a chilometro zero. Per fare questo noi chiediamo un impegno alla sindaca e alla giunta, quindi all'assessore, di proseguire nell'attività già iniziata, attuando al più presto l'ordinanza collegata al Regolamento del Commercio sulle aree pubbliche, a sollecitare i municipi ad avviare con urgenza i bandi per l'assegnazione dei posteggi, che dall'ultima modifica della delibera 30 appunto sono in capo ai municipi, ad emanare le norme attuative per l'assegnazione dei posteggi per la somministrazione di alimenti e bevande e il consumo sul posto e a portare a compimento i lavori di riqualificazione dei mercati, a partire già da quelli identificati: Prima Valle Primo, Quarto Miglio, Montesacro Primo, Portonaccio Secondo, Palocco, Torpignattara, Mercato Italia. Chiediamo poi di attuare attraverso tutti gli strumenti a propria disposizione, sia attraverso il finanziamento pubblico con progetti di partecipazione attiva, come prevede la delibera, o con finanziamenti dei privati, sempre pesando l'interesse privato e quello pubblico e mantenendo congelato il canone dei mercati, la riqualificazione di alcuni mercati, e stiamo esaminando con l'assessorato alcuni progetti che si sono stati presentati, come Mercato Metronio, Piscine di Torre Spaccata, San Giovanni di Dio e Mercato Prati. Chiediamo anche di portare a compimento i progetti di riqualificazione dei mercati che sono stati già avviati tempo fa. Appio Primo, che stenta un pochino, ma c'è da sbloccare alcune burocrazie interne, Rosa Ranieri Carducci, Pietralada e altri mercati. Poi salutiamo con favore e gioia tutti i lavori per i mercati di messa a norma, che sono numerosi, solo per dire alcuni: Monti, Prati, Vittoria, Esquilino, Montedoro, Flaminio I e II, Savoia, Nomentano, sono circa 28, adesso vi risparmio tutti i nomi, ma li potete trovare qui nell'ordine del giorno. Chiediamo poi di sviluppare anche i mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, realizzando il progetto già annunciato qui in Assemblea e approvato dal Municipio XI del Farmers Market di Corviale, per dare nuovi servizi alla cittadinanza in un territorio degradato che ha bisogno di questi servizi, accompagnandoli poi con un posto di polizia, un centro per i servizi postali e una farmacia di Farmacap. Chiediamo anche di procedere, se possibile, all'ampliamento del Farmers Market di Garbatella e a sostenere e promuovere lo sviluppo di eventuali nuovi Farmers Market in tutto il territorio di Roma. Grazie. A lei.